Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati ancora una volta qui sul canale per la nostra nuova top delle migliori applicazioni che dovete assolutamente provare, assolutamente avere sui vostri smartphone Android e iOS. Oggi a tema, e oggi il tema è Google. Perché? Perché ve lo sto promettendo da tanto e quindi ho detto: ma perché non facciamo questa bella top? Io qui ho scritto un bel po' di cosucce da dirvi e un bel po' di app da mostrarvi, e quindi vorrei partire subito proprio in maniera diretta. Quindi pollice in su, iscrivetevi al canale, e per altri video del genere voi sapete bene cosa fare: condividete, commentate, magari consigliatemi un altro tema per questa serie, che potrebbe andare avanti, molto molto interessante. Abbiamo più di 10 applicazioni, quindi partiamo subito e quindi iniziamo e andiamo subito al video. Mamma mia che velocità oggi. Partiamo. Allora ragazzi, partiamo tablet alla mano e partiamo subito con la prima applicazione di quest'oggi, o meglio la galleria di Google. Perché vado ad inserire questa applicazione? Beh, principalmente perché su Instagram voi vi chiedete spesso, proprio in direct: Joe, c'è una galleria perfetta per sostituire la mia stock? Bene, quella di Google è perfetta secondo me. Perché sceglierla? Beh, qui vi dice tutto, proprio anche il Play Store. Auto organization, quindi un'organizzazione automatica ovviamente. Poi abbiamo find photo faster, cercate le vostre foto in maniera velocissima. Easy editing, un editing ovviamente leggerissimo, ma che comunque ci potrebbe stare per qualcosa di molto veloce. E poi dark mode, e con questo ragazzi ho detto praticamente tutto, c'è la dark mode. Ma comunque molto molto importante, comunque secondo me da avere, anche perché è una galleria fatta molto bene, semplice, minimal nel suo genere. E poi non mi ha mai dato problemi, anzi mi ha anche migliorato un attimino l'esperienza per quanto riguarda proprio le gallerie. Quindi se cercate una galleria e vorreste un attimino cambiare la vostra stock, andate assolutamente al link in descrizione e scaricatela. La seconda applicazione di quest'oggi invece è Snapseed. Bene, qui non voglio prolungarmi troppo, ma vi basta sapere che da quando ho appunto acquistato il mio iPad Pro e sto editando tutte le varie fotografie proprio con lui e con la penna, ho diciamo riscoperto un po' questa applicazione. Perché anche e soprattutto per l'editing dei RAW. Ma comunque, cosa si tratta? Parliamo di un'applicazione diciamo anche abbastanza professionale per quanto riguarda l'editing foto, e vi permette di fare dalle calibrazioni diciamo standard, e quindi parliamo di una saturazione, della luminosità, della definizione, di tutte queste cose qui, fino ad arrivare a un qualcosa di un po' più specifico e diciamo andare a lavorare un po' in maniera più dettagliata sull'immagine, quindi una correzione dell'immagine o non so, anche vari effetti molto molto interessanti. Quindi assolutamente consigliata come applicazione, ovviamente la conoscerete praticamente tutti, quindi direi proprio di andare avanti e andare a vedere subito, se si sblocca il tablet, la terza applicazione. Un'applicazione un pochettino di nicchia, un po' così, ma dovreste averla. La terza applicazione di quest'oggi appunto è la Google Camera. Bene, Google Camera è un'applicazione, comunque un APK che voi potete trovare online in maniera veramente semplicissima ragazzi, perché vi basta fare una piccola ricerca su Google e scrivete APK per lo smartphone che avete. Non è per tutti, però comunque assolutamente secondo me, se potete scaricarla, fatelo, perché veramente riesce a migliorare le vostre foto. Ovviamente di cosa si tratta? Parliamo di una vera e propria applicazione fotocamera che vi permette di migliorare, anche se in certi casi anche proprio leggermente, le vostre fotografie, anche nel punto e scatta. Ma ovviamente se andate un attimino a studiare la situazione, un pochettino anche la zona eccetera eccetera, veramente riuscite ad arrivare a dei risultati molto molto interessanti. Quindi assolutamente approvata, soprattutto per la night mode, che veramente ragazzi vi illumina di tutto, e anche il dettaglio è veramente fantastico. Io la utilizzo da tanto ormai sul mio OnePlus, e quindi non posso far altro che dire: mi sono bloccato. Scaricatela perché è veramente fantastica. Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere la quarta applicazione. Mamma mia come sono diretto oggi, mamma mia. La quarta applicazione di quest'oggi è la Google Lens. Bene, qui non è nulla di esagerato e nulla di indispensabile, ma è leggermente divertente, anzi è divertente ma a volte anche utile. Perché utile? Bene, Google Lens, non riesco a parlare, vi permette appunto di tradurre magari un testo in maniera semplicissima, soltanto aprendola e andando un attimino a visualizzare, e questa è una cosa abbastanza comoda, soprattutto in casi appunto di emergenza dove dovete andare proprio veloci, spediti. E inoltre fa anche un'altra cosa, e questa dovrebbe essere la cosa principale appunto, e quindi la funzione principale che i programmatori hanno fatto per questa applicazione, o meglio quella di andare a riconoscere un determinato oggetto. Funziona bene? Non proprio benissimo, però quando ci becca vi aiuta. E quindi sì, è un'applicazione che principalmente vi metto qui perché leggermente diversa dal solito, e poi perché mi è piaciuta proprio da provare in questi mesi di utilizzo. Quindi ve la consiglio, scaricatela, è leggerissima, dovrebbe essere
essere tipo 6 megabyte, 15 massimo esagerando, quindi scaricatela, provatela e magari poi la disinstallate. Però secondo me è da provare, quindi andiamo avanti, andiamo a vedere subito la quinta applicazione. In ogni top app non può mai mancare un'app per sfondi, un'app per i vostri wallpaper, e ovviamente siamo in tema Google, che cosa vi posso mai proporre? Google Sfondi. Bene, questa è un'applicazione anche in questo caso gratuita, che devo dire a me piace, perché a me gli sfondi Google piacciono, proprio a me piace Google Stock, e quindi questa è perfetta anche per chi magari personalizza, e vi dico che a breve uscirà anche la personalizzazione, non vi preoccupate, sto ripartendo. Ma comunque devo dire che ovviamente funziona benissimo, una semplice applicazione per gli sfondi, è semplicissima ragazzi, voi la accendete e poi andate un attimino nelle varie categorie che ci sono e scegliete lo sfondo che più vi piace e lo andate ad applicare o nella schermata home o in quella di blocco o in entrambi. Semplicissima, pulitissima, e ragazzi assolutamente ve la consiglio, perché fatta anche molto bene, ci sono degli sfondi molto molto interessanti. Andando avanti, adesso parliamo di un'altra applicazione, sempre ovviamente di casa Google, e che sicuramente diciamo che conoscerete perché ve ne ho parlato abbastanza qui sul canale, o meglio Google Task. Google Task è un'applicazione che appunto vi permette di aggiungere dei promemoria, appunto delle liste di cose da fare in maniera veramente fantastica, soprattutto perché diciamo va a sincronizzare praticamente su tutti i dispositivi. Ho cercato in tutti i modi di sostituirla, di trovare un'altra app per... ma ragazzi c'è poco da fare, questa per me è la migliore, semplicissima da utilizzare, minimal, andatene sul più, cliccate, andate a mettere tutto quello che volete mettere, andate ad aggiungere magari una specifica di quella cosa che dovete andare a fare, scegliete un giorno, scegliete un'ora e il gioco è fatto. Poi vi basta andare lì, tappare e basta, avete fatto quello che dovevate fare. Ragazzi, semplicissima, ma per chi come me piace essere bello organizzato e piace soprattutto, anzi no, piace, è sbadato, è perfetta questa applicazione. Quindi scaricatela, è leggerissima, trovate sempre il link in descrizione. Andando avanti invece, adesso parliamo di un'altra applicazione proprio da analizzare così, proprio saltando, o meglio Google Calendar. Ci sono riuscito a dirlo? Non lo so, ma comunque il calendario di Google. Bene, qui ovviamente c'è poco, perché sceglierla è, ragazzi, è soltanto un motivo, o meglio sincronizzazione su qualsiasi dispositivo. Lo sapete, a me, diciamo, ci lavoro molto con lo smartphone, con il tablet, quindi avere sempre tutto sincronizzato è molto importante per quanto riguarda un evento, per quanto riguarda una cosa da fare. Quindi Google Calendar a me mi aiuta moltissimo, non riesco a dirlo, ma comunque è semplicissimo come applicazione, un'applicazione calendario, una delle migliori secondo me da avere proprio sul vostro smartphone. Sul OnePlus è proprio stock, ci esce subito, quindi veramente ragazzi straconsigliata, e poi sincronizza tutto, quindi c'è poco da dire. Magari metteteci pure un bel Google Drive, che male non fa, perché è sempre utile in queste applicazioni. Ve la inserisco proprio così, proprio per metterla, però la conoscete tutti. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'ottava applicazione, anzi qui ne abbiamo due, quindi ottava, nona, però le unisco, e vi parlo di Google Fogli e Google Documenti. Bene, voi lo sapete, ho sempre utilizzato Evernote, ho sempre utilizzato anche magari Notion, ma ultimamente sono un attimino più Google style, e quindi sto utilizzando tantissimo Google Fogli per la gestione un attimino di entrate, uscite, queste cose qua, e quindi ho abbandonato anche l'applicazione, ve ne parlerò sul secondo canale. E poi Google Documenti un attimino per l'università, per cose, per documenti appunto da scrivere, fare, quindi veramente vado in maniera velocissima. Perché sceglierli? Sempre per la solita appunto, diciamo, caratteristica: sincronizzazione su tutti i dispositivi, e poi ragazzi sono belle minimal. A me le applicazioni minimal e fatte diciamo Google style piacciono particolarmente, addirittura su iPhone sono fatte anche leggermente meglio, quindi ci sta veramente tantissimo, straconsigliate. Anche per quanto riguarda Google Fogli, vi permette appunto di attivare o comunque accedere a quelle che sono le funzioni o comunque dei comandi in maniera velocissima, senza contare poi tutti i vari tutorial o comunque anche proprio le guide che ci sono proprio su Google, dedicate proprio alle funzionalità proprio di Google Fogli. Quindi veramente ragazzi una cosa completa, e potete imparare in veramente pochissimi minuti. Io l'ho fatto e mi ci sto trovando veramente benissimo, quindi straconsigliata anche per l'università, per la scuola, per il lavoro. Anche Google Documenti è una delle cose più comode. Ormai ho abbandonato Word ed Excel e non mi manca praticamente nulla ragazzi, sinceramente, anche perché li utilizzo in maniera abbastanza basilare. Ma adesso andiamo avanti, andiamo a vedere la nona applicazione. La nona applicazione è perché ragazzi voglio affermare il mio motto, o meglio bisogna essere aggiornati. Di cosa parlo? Parlo ovviamente di Google News. Google News è un'applicazione che è andata
andata completamente a sostituire appunto il mio Squid. Perché? Perché, vi ripeto, sono un pochettino in animo Google style, quindi dovevo avere Google News. Funziona molto bene, un'applicazione semplicissima, appunto vi permette di essere sempre aggiornati, ragazzi, anche per perdere un attimino di tempo sul hashtag confessionario, magari quando si dà il tempo, e magari aumentare un attimino il vostro cervello, la vostra cultura, il vostro bagaglio, e ragazzi, è interessante come applicazione. Ovviamente funziona bene, semplicissima, minimal, e quindi straconsigliata, anche perché è importante essere in generale aggiornati non solo sulla tecnologia ma proprio su quello che sta succedendo nel mondo. Quindi importante, scaricatela, anche perché è leggerissima. Anche in questo caso ovviamente avete bisogno di Google, di internet, ma c'è bisogno che ve lo dico? Non penso. Andando avanti vi dico un'altra applicazione, la decima, o meglio la Gboard, Google Gboard, meglio la tastiera di Google. Beh ragazzi, io su qualsiasi smartphone vado poi a provare, vado sempre ad installare la tastiera di Google, perché non lo so, però mi piace tanto, leggermente personalizzabile, ci sono tante funzioni che alla fine non andrete ad utilizzare mai tutte, alcune sì, come magari potrebbe essere, che so, lo scroll del dito per unire le applicazioni, le emoji, le cose, oppure le parole, o la ricerca di Google. Ragazzi, ci sono tante funzioni molto interessanti e quindi ve la straconsiglio. Anche perché è una delle migliori proprio per quanto riguarda la grafica, secondo me. E poi per chi è Google Stock, Google Style, deve essere assolutamente installata sul vostro smartphone. E adesso andiamo all'ultima applicazione, ma non per importanza, o meglio, il Metro. Bene, questa è un'applicazione che, sono sincero con voi, l'ho scaricata principalmente per divertirmi, comunque, però a volte potrebbe essere utile. Quando vi può essere utile? Beh, ragazzi, il Metro può essere utile appunto per prendere delle misure. Magari siete all'IKEA e quindi non volete utilizzare quel solito, diciamo, metro di carta che non è proprio alla Otto Kliman, quindi non è proprio, è proprio medioevo. Voi andate con lo smartphone, mettete lì e vi mettete un po' a prendere le misure. Funziona abbastanza bene, devo dire, abbastanza preciso, quindi assolutamente leggerissima, scaricatela, anche perché secondo me è un'applicazione interessante da avere sullo smartphone, anche per vedere poi come si andrà ad evolvere un pochettino la situazione. Detto questo, l'icon pack che sto utilizzando proprio in questo video, perché sicuramente ve lo chiederete, anche il wallpaper, trovate tutto su Google Sfondi. E per quanto riguarda l'icon pack è Pixie Pie, Pixie Google, una cosa del genere, trovate sempre il link in descrizione. Detto questo ragazzi, io direi che per oggi potrebbe anche bastare. Come al solito vi lascio un bel pollice in su, a commentare e ad iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Sono andato bello diretto con applicazioni che magari conoscerete, però ve l'avevo promesso da tanto questo video, quindi eccoci qui. Per oggi è tutto, un bacio e un abbraccio, pollice in su, iscrivetevi al canale, vabbè, sapete già cosa dovete fare, ma soprattutto seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale perché siamo quasi a 16.000, magari ci siamo anche arrivati, non lo so. Se ci siamo arrivati, grazie mille per il supporto. Ma adesso, ciao!